Antonello Ferroni, Calcio Grifo. Allora Antonello, io ho visto il Perugia che stasera un'idea di squadra ce l'aveva, a partire dall'atteggiamento aggressivo con pressing molto alto a tutto campo, reparti vicini che si aiutano e la ricerca degli spazi quando si ha il possesso palla tra le linee. Sì, assolutamente, l'idea di calcio di Zauri, abbiamo visto finalmente dopo 5 partite di apprendistato del tecnico, l'idea di calcio di Zauri, che devo dire che ha tenuto, diciamo, fede alle attese. Se non c'è il passo, nel senso, non lo posso passare. Ha tenuto fede alle attese, nel senso che comunque sicuramente si parla di lui come di un allenatore offensivo ben conosciuto in Serie C, dove è ormai un veterano, dove 400 partite, 400 panchine, insomma. Quindi si è visto un buon Perugia che aspettava di fare il break per ripartire, come hai detto tu, in velocità con delle bellissime combinazioni. Squadra, nonostante la classifica, la situazione deficitaria, che invece però ha giocato con grande determinazione, abbiamo visto un Perugia da derby. Il derby ha fatto il suo compito, il compito del derby è quello di rilanciare la squadra che è più in basso in classifica, che gioca solitamente con l'anima in bocca queste partite per cercare di riscattare la stagione, e stavolta al Perugia è riuscito questo giochino. Spesso il Perugia lo aveva scontato invece nei confronti dell'avversario, che fosse la Ternano, che fosse l'Arezzo, insomma il derby è sempre il derby. E niente, diciamo una partita molto soddisfacente, anche perché chi esce dallo stadio può tranquillamente cominciare a chiedersi come mai la classifica dica che l'Arezzo è molto più in alto del Perugia, ad esempio. Insomma, c'è da riflettere. Una parola sulle esclusioni iniziali, in particolare quella di Bartolomei, hanno il sapore un po' della reprimenda rispetto alla partita di Pineto? Sì, ma non tanto Pineto. Zauri cerca una quadra. L'ha detto anche dopo Pineto, ha detto bello chiaro e tondo. Abbiamo visto sono state delle esclusioni dalla lista dei professionisti, con un reintegro di Morichelli, sono usciti Viti e Suarez. C'è stata questa esclusione di Bartolomei, che però non penso che sia fuori completamente dai piani, visto che tra l'altro nel finale è entrato. Quindi non possiamo e non dobbiamo pensare che Bartolomei non sia più utile a questo Perugia, perché sarebbe un errore. Semplicemente il suo passo cadenzato, forse oggi a quel passo cadenzato è stato preferito Torrasi, che devo dire tra luci e ombre ha offerto una prestazione più che dignitosa, e devo dire che forse questo potrebbe essere il centrocampo dinamico che è migliore possibile, però ciò non toglie che Bartolomei possa continuare a dare il suo contributo quando sarà chiamato in causa. Io credo che questo sia in questo momento il miglior Perugia. Ricordiamo ovviamente le assenze di Seghetti, ovviamente quelle di Dell'Orco, Lewis, Cisco, che stanno per tornare. Ci sono giocatori importanti che comunque sono fuori, ma in questo momento questo è il Perugia sicuramente migliore che si poteva mettere in campo. Angella, si dimenticava Angella, ovviamente. Certo. Si replica subito con l'Arezzo in Coppa Italia. Tu sei di quelli che pensano che la Coppa Italia debba essere perseguita, perché potrebbe comunque alla fine portare un vantaggio in termini di playoff, o meglio che il Perugia si concentri adesso sul campionato? Io sono di quelli che pensano che il Perugia è una squadra, è un organico di grande valore, e che stia pagando in maniera anche abbastanza vergognosa, secondo me, questo closing, questo cambio di proprietà in maniera eccessiva. Diciamo le scorie di quello che è stata la situazione, che si porta ancora dietro. Credo che il Perugia abbia delle possibilità, avrebbe avuto se avesse giocato il campionato in maniera, con un'altra situazione ambientale e soprattutto con una società sicura, solida dall'inizio, avrebbe avuto forse la possibilità di giocare per le prime posizioni con questo organico. Con questo organico non ritengo che sia un organico scarso, tutt'altro. E quindi ritengo che Perugia potrebbe tranquillamente andare avanti in Coppa Italia. Tra l'altro si lamenta anche in società del fatto che l'organico è troppo ampio e che a gennaio bisognerà sfoltirlo. Beh, per giocare la Coppa Italia ci vuole un organico ampio, per vincere la Coppa Italia ci vuole un organico forte anche nelle riserve. Questo potrebbe essere il difetto del Perugia, il fatto che comunque ha un organico ampio ma non ha
30 giocatori forti, a 11, forse 12, forse 14 giocatori forti, 15, ecco. Quindi insomma il discorso è questo, quando ci sono molte assenze ovviamente l'organico con 14 giocatori forti ne risente tantissimo. Io sono di quelli che a questo punto ritiene che la carta della Coppa Italia vada giocata assolutamente, però attenti perché ovviamente ci sarà la voglia di rivalsa dell'Arezzo, che è un derby, non si può dimenticare. Certo, grazie. Antonello Ferroni di Calcio Grifo. Alessio Torzuoli a cperugia.com, è un altro Perugia. Sì, infatti sono stupito della prova, no, da parte della squadra che ha fatto veramente una partita aggressiva, soprattutto il primo tempo, i primi 20 minuti impeccabili, e forse cogliendo poi anche di sorpresa, no, lo stesso Arezzo, che magari non si aspettava, no, questo tipo di atteggiamento. Bene a trovare subito il vantaggio all'inizio. E poi diciamo a creare anche altre occasioni, non ha mai arretrato il bacino, anche nella ripresa quando insomma, l'Arezzo ha cercato di raddrizzarla, ho visto belle trame offensive, si è vista un po' anche la mano, forse diciamo adesso magari senza allargarci troppo diciamo con gli entusiasmi, però si sta vedendo, no, qualcosa di diverso, no? anche oggi poi con diversi giocatori che hanno reso in maniera ottima, molto bene la prova di Maggio, sicuramente migliore in campo, lo stesso Giunti, ma anche Torrasi insomma all'inizio aveva andato parecchie volte alla conclusione, bene anche la difesa con Playa, Amoran che insomma, e Giraudo che comunque ha salvato anche verso la fine della partita, ha salvato un quasi gol, bene anche la prova di Lisi, quindi diciamo un Perugia sicuramente dal molto diverso rispetto alla bruttissima prova di Pineto, ancora magari è presto, no, per parlare di insomma parlare diciamo di trasformazione, di rinascita da parte appunto di questa squadra, però farlo in una partita come questa, un derby sentito come questo, sicuramente può dare, no, può costruire un segnale importante, no, per lo spogliatoio e per l'ambiente. Grazie, vale. Grazie ad Alessio Torsella a cipuria.com, subito con Enrico Fanelli di Tipo Grifo e di Perugia Today. Enrico, allora, commentavamo con i colleghi, è stato davvero un altro Perugia, a partire dall'atteggiamento, che diciamo non ha permesso fin dal primo minuto e fino alla fine poi all'Arezzo di ragionare, di poter sciorinare le sue qualità che pure ci sono. Sì, l'Arezzo premetto che era una squadra assai temuta, vuoi per il momento passato dalle due squadre, vuoi appunto per i risultati che aveva saputo fare, aveva pareggiato col Pescara meritando anche qualcosa in più sinceramente, e diciamo che non far ragionare questa squadra è stata secondo me la chiave vincente, perché a parte il primo tempo comunque sia al Perugia è stato diciamo abbastanza ben messo in campo, ha giocato secondo me molto bene, ha convinto anche, si è vista una squadra compatta e pronta a pungere in qualsiasi momento. Nel secondo invece c'è stato un leggero calo con gli Amaranto, che in un paio di occasioni avrebbero anche potuto pareggiare, quindi magari se avessero fatto gol forse staremmo qui a parlare di un risultato diverso. Quindi sì, bisogna essere felici per questo risultato, soprattutto per come è arrivato, ma bisogna continuare a lavorare, che anche oggi a parer mio non tutto è filato liscio, vedi appunto la parte centrale della ripresa. Certo, adesso si replica subito, c'è la Coppa Italia. La stessa domanda che ho fatto ai colleghi la faccio a te. Il Perugia deve puntare sulla Coppa Italia? Sì, perché garantirebbe una posizione di primo, non di secondo piano ai playoff. Mi sembra anche se tu non li dovessi raggiungere sei comunque qualificato. Quindi credo che la partita di mercoledì forse sarà ancora più importante di questa e andrà affrontata nella maniera giusta e con la giusta serietà, ma sono convinto che il mister Zauli riuscirà a trasmettere, sicuramente farà, lo farà, anzi, trasmetterà questo messaggio alla squadra.
Benissimo, grazie, grazie Enrico Fanelli di Tifo Grifo e di Perugia Today. Carlo Forcini, Corriere Lunga. Allora, è un altro Perugia stasera, si è vista un'altra squadra, neanche lontana parente di quella vista a Pinetra. Un gioco corto, reparti vicini, ricerca degli spazi, le combinazioni, la profondità, insomma, quello che deve fare una squadra di calcio è la BC forse, ma non eravamo più abituati nemmeno a questo. Sì, quando si difendeva si è difesa sempre in maniera estremamente compatta, quando si è distesa a tratti anche rubando l'occhio, quando ha dovuto impostare è impostato con la tranquillità di una squadra che finalmente ha mostrato di avere qualche sicurezza in più. E è chiaro che il vantaggio un po' arrivato subito ha agevolato la situazione, però non dimentichiamoci che quando hai nella testa tutto quello che è successo in queste ultime settimane è chiaro che non basta neanche sbloccare subito la partita per avere improvvisamente chissà quali certezze su cui poter disporre. Però è anche vero che Perugia ci ha messo il suo oggi per avere la meglio dell'Arezzo, che ha insistito soprattutto nel secondo tempo senza creare però chissà quali occasioni, si è limitato a creare corner in serie e ci è andato davvero vicino al pareggio con Guccione, su cui Gemello ha fatto un grande intervento riscattando un'uscita di qualche minuto prima onestamente a vuoto, avventata. Però è stato un bel Perugia, soprattutto secondo me al di là di quello che hai detto tu e che abbiamo analizzato dal punto di vista insomma del gioco, di quanto si è visto in campo, è stato un bel Perugia dal punto di vista dell'atteggiamento, che forse era la prima cosa che serviva dopo una sconfitta onestamente molto molto pesante al di là del 3-1 finale come quella di Pineto. E forse questa aggressività riesce anche a mettere in luce, se non i veri, comunque quelli più verosimili, i valori effettivi del Perugia, che non sono certamente quelli di una squadra che deve lottare no, per gli ultimi. Tutt'altro. E poi si può discutere se Perugia ha le armi giuste per poter puntare veramente al vertice. Forse all'inizio campionato qualche ragionamento su questo tipo era anche lecito. Forse è una squadra molto cambiata, con tanti giovani. Però non era neanche una squadra che doveva lottare in questo momento per le zone più basse della classifica, non è una squadra che deve lottare per quelle zone, per cui da questo punto di vista una risposta c'è stata, è importante. Adesso però una partita non fa primavera come quella famosa rondine, è chiaro che da qui alla fine del girone d'andata il Perugia deve essere quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento quello che si è visto stasera. Continuo. Poi vincere si vedrà, ma l'atteggiamento e anche se vogliamo la serenità, la tranquillità con cui ha giocato, questi non devono venire meno, perché sennò ha già dimostrato troppe volte che l'affare poi si complica in maniera troppo chiara. Giusto, claro. Grazie a Carlo Forcinite del Corriere dell'Unione.